Se è acceso, sei spento. Ehi, Roberto! Accidenti, è da Massimo, andiamo! Salve! Salve, buonasera! Buonasera ragazzi, vi vedo tutti operativi! Ciao! Oggi c'è un bellissimo evento! Trucco e parrucco! Benissimo! E allora io partirei con Massimo, perché vedo Roberto troppo indaffarato. Dopo sono da te, eh! Senti Massimo, innanzitutto piacere di conoscerti. Io sono un'amica di Roberto, vi ho visto insieme, sono entrata perché sono molto curiosa di capire le persone che vivono l'estetica, la bellezza, come sono operativi nel campo della cura del capello. Certamente. Io qui sto vedendo una soluzione lisciante, districante, anticrespo. Ah, e di che cosa parliamo? Allora, oggi parleremo di agave, che è un trattamento anticrespo lisciante. Ma l'agave è una pianta? Sì, è dalla una quale pianta viene estratto sudamericana, dove viene estratto questo prodotto che innanzitutto dà la salvaguardia del capello, ristrutturandolo e rendendolo morbido e lucido. Quindi per una cliente che ha bisogno di una piega liscia possiamo creare questo finale, piega liscissima, senza alcun problema, durata lunga, senza rovinare il capello. Ma per quanto riguarda invece il capello riccio ma crespo, ovviamente solitamente il riccio è sempre crespo. Sì, si effettua lo stesso tipo di trattamento in tempi diversi. Uh-huh. E viene creato solo l'effetto anticrespo, quindi verrà fatta un'asciugatura naturale, ma il capello allo stesso tempo rimarrà morbido con un riccio ben definito. Quindi avremo questo effetto boccolo, boccolo senza dover ricorrere poi all'uso del classico ferro. Nessun ferro, ma questo vale anche per la piega liscia, non verrà passata la piastra dalla cliente. Esattamente usando il phon e le mani anche a casa. Quindi salvaguardia il tempo, sì, il trattamento quotidiano, insomma, verrà ridotto il tempo che di si deve dedicare e di piega, sì, alla cura della piega. Come vedo lei c'è una bella differenza. Sì, si riesce a notare anche la lucentezza del capello. Bellissimo. E questo trattamento come viene effettuato nel salone? In effetti viene effettuato da una delle nostre dipendenti, mm-hmm, che ha le stesse mansioni nostre nel salone, quindi una ragazza che si aggiorna continuamente come lo facciamo noi. Sono tre step, sì. Si inizierà da applicare la soluzione sul capello, poi verrà fatta l'asciugatura, poi vedrà ancora risciacquato e riasciugato. Ah, quindi è un procedimento che diciamo permette alla persona di approfondire l'effetto nel tempo e quindi di avere varie soluzioni di posa a seconda dell'esigenza. Dell'esigenza e dal problema che ha, diciamo, la cliente. Lei, essendo che ha un capello molto molto crespo, ci vuole un po' più di tempo e di durata. E allora Massimo, per quanto riguarda la possibilità di venirti a fare visita e poter usufruire dei tuoi vari servizi, dove sei ubicato? Ok, il nostro salone è situato in via Famiglia Lamberti numero 17 e 19, orario di apertura dalle 8 di mattina alle 13, dalle 3 alle 20 del pomeriggio, venerdì e sabato orario continuo. Ma abbiamo la possibilità di prenotare? No, non c'è bisogno di alcuna prenotazione, basta quindi telefonare, sempre operativi. E il numero di telefono qual è? 081 92 11 077. Sei spento. E allora Roberto, passiamo a te, dal parrucco al trucco.
Qui abbiamo una over 30 di sicuro e quindi nulla da commentare, però mi potresti dare un'idea della differenza tra un trucco per over 40 e per le giovanissime, under 20, under 30 più o meno? Sì, non esiste una differenza sostanziale, l'importante è che la persona che venga a effettuare un trucco abbia 20 anni, 30 o 40 eccetera, abbia una preparazione alla base, che la pelle sia ben preparata per il tipo di trucco che noi dopo andremo ad effettuare, quindi un trattamento preliminare. La cliente quando arriva e prenota per il trucco si fa un'anamnesi della pelle in modo che si decide il tipo di trattamento da poter effettuare per un trucco mirato. Poi ovviamente dipende dal tipo di trucco, dal tipo di situazione che deve affrontare la persona, la cliente. E per valorizzare i punti salienti di un viso, che possono essere gratificanti o meno, esistono delle tecniche e in particolare? Sì, noi utilizziamo delle tecniche delle illusioni del chiaro e dello scuro, mm-hmm. che vanno con il chiaro, quindi con un camouflage o con un contouring chiaro, per far uscire e valorizzare delle piccole, diciamo, imperfezioni morfologiche, mentre lo scuro tende a scolpire. Quindi se abbiamo un ovale del viso abbastanza pronunciato, lavorando con sottozigomatico con lo scuro, andiamo a scolpire il viso, quindi avremo un effetto un po' più... renderlo tutto ondeggiante. Esatto. E un naso importante, per esempio, che ovviamente è quello che più riesce difficile da gestire. Ci sono in genere due modi per poter mimetizzare il naso. Diciamo che il naso importante può essere anche una peculiarità del viso della persona, però con delle ombre, quindi con il chiaro e con lo scuro, andiamo a dare mimetizzare ancora meglio queste proporzioni, mm-hmm. e poi valorizziamo con il trucco gli occhi, quindi accentuando gli occhi il naso appare meno prominente. Infatti. Senti, ma per quanto riguarda poi la tendenza delle aziende a collaborare con i professionisti, come sono riusciti poi a gestire questa diffusione tramite i mass media? Con quale criterio? Sì, fortunatamente i mass media aiutano molto il nostro lavoro, la nostra attività, che si può definire un'attività imprenditoriale, che era molto sottovalutata. Invece oggi abbiamo delle tendenze a livello televisivo, quindi abbiamo il grande Diego Della Palma, che comunque sta cercando di mettere in essere questo tipo di attività del truccatore. Inserendo anche un po' quelle che può essere l'informazione, lo spettacolo, sì, l'intrattenimento. Esatto, l'importante è che oggi di trucco se ne parli. Infatti abbiamo delle trasmissioni sui emittenti nazionali dove mettono in evidenza proprio non solo il talento della persona ma anche il trucco. Roberto, vogliamo dare l'indirizzo così le persone che sono interessate alla frequenza di corsi, scuola, accademia, possano venire da te, quindi all'indirizzo? Sì, allora l'indirizzo è via Lanzara 33 a Nocera Inferiore, il telefono è 081 926982 oppure mi contattate su Facebook Roberto D'Amelia. Benissimo, grazie Roberto. Signori, io rinnovo l'appuntamento per giovedì alle ore 23 dopo il TG di Telenuova e per chi non riuscisse venerdì alle ore 15 sempre dopo il TG. Grazie, alla prossima! Audio? 3, 2, 1, vado? Dove è che è situato il suo salone? È qua! Ho qua, sto qua! Perché no, per passare a lui, se no era sopra. Già la seconda, e mi devo cambiare! Via famiglia Lamberti, ma pure io mi c'è che ne parlo con un po'. Via famiglia Lamberti. La facciamo con lui?
No, era per attaccarmi a lui, capito? Visto che era venuto qua. Ah, ok, se vuoi glielo do a Anna, non è un problema, possiamo fare anche... No, se a me per fare... E allora Massimo, per quanto riguarda la possibilità di venirti a fare visita e poter usufruire dei tuoi vari servizi, dove sei ubicato? Ok, il nostro salone è situato in via Famiglia Lamberti, numero 17 di... Ok, continuiamo. No, no, perché questa era la domanda della seconda puntata. No, no, perché lei, guarda. Qual è? L'abbiamo detto. Che? Su, che? No, questo è Clio Makeup, no, fa parte di quel gruppo là, no. È Clio Makeup, che è? Diego Della Palma, Clio Makeup, era questo. Clio Makeup, Nari. No, è Match to Dog. Ok, riprendiamo da dove? Io mi licenzio! Dobbiamo chiudere, mo. Mo dobbiamo chiudere. Mo, no, ma noi dobbiamo proprio chiudere. Sì, sì. Che mi avevo proprio annesso. Dobbiamo, chiudiamo la puntata. Bene, allora. Aspetta, no, aspetta. Wow, ma io voglio... No, si ferma il truccatore, Diego Della Palma, Diego televisione... Della Palma, va bene così. Mi sposto di qua. Mi sposto di qua. Giovanni. Va bene così. Quindi Roberto, dopo tutto questo. No. Chi sottende tu? Io. Tu c'è il secco forma. Devi dire tu la tua. Ah, ok. Allora. Di lui? No, perché ho finito la frigarò a picchi di. Va arrivederci. Bene. Ok, ok, vai. Allora, 15 sempre dopo ti giro. Non ce la potrò mai fare, sono finita. Signori, intanto io vi rinnovo l'appuntamento per... Grazie cara.